E ben ritrovati da Fabio Camillacci qui a Crimini e Criminologia. È il momento di tornare alla attesa da molti telespettatori, Galleria degli Orrori. Eccolo, vedete il titolo, Charles Joseph Whitman, il cecchino della Torre del Texas. Di lui parliamo con il professor Marino D'Amore. Bentornato a Cusano Italia TV e a Crimini e Criminologia. Buonasera, buonasera a tutti. Preciso sia la rete che il programma, perché poi il professor D'Amore lo vedete anche in altri programmi, spesso ospite, però compagno di viaggio per quanto riguarda la Galleria degli Orrori di Crimini e Criminologia. Charles Joseph Whitman, l'abbiamo detto, il cecchino della Torre del Texas, nato il 24 giugno 1941 a Lakeworth in Florida, morto ad Austin in Texas il 1 agosto 1966. Ecco, l'ho già sottolineato prima, professore, è giusto parlare di serial killer, anche se qui ci troviamo di fronte, poi ora spiegheremo, ricorderemo la storia di Whitman, di fronte a uno stragista vero e proprio. Diciamo che la definizione è controversa, nel senso che effettivamente la contestualizzazione, la contingenza dell'atto criminoso lasciano pensare più a uno stragismo nell'evoluzione dell'atto stesso. C'è da dire però che in letteratura è considerato un serial killer perché effettivamente, come spiegheremo tra poco, gli omicidi che si susseguono in un brevissimo arco di tempo, ovviamente per la modalità in cui sono avvenuti, avvengono tutti secondo gli stessi connotati, le stesse contestualizzazioni, ossia uccisioni attraverso un'arma da fuoco di precisione. Quindi questo idealmente lo colloca all'interno della categoria dei serial killer, anche se poi, come vedremo nel nostro racconto, si renderà autore anche di due altri assassini con un modus operandi completamente diverso. Infatti, quelli sono particolari e lo riportano in un'altra questione. Quindi, ecco, entrambe gli aspetti abbiamo, non solo stragista, ma Diciamo comunque. che può essere definito in entrambe le categorie come un protagonista drammaticamente importante. Ecco, parliamo della sua infanzia. Nacque presso una famiglia benestante e cristiana. Fu addestrato fin da piccolo, insieme ai fratelli Patrick e John, all'uso delle armi da fuoco dal padre. Ecco, questa è una piaga purtroppo tutta americana, no, professore? Sì, beh, l'uso delle armi è una pratica abbastanza diffusa e tante polemiche ha suscitato, soprattutto dopo altri eventi stragisti che purtroppo sono avvenuti in tempi recenti, anche in luoghi di istruzione, no? Insomma, Questa è ne la abbiamo, famiglia la cronaca ci di ha aggiornato. Whitman. Sì, questa è la famiglia di Whitman. Il papà era un personaggio abbastanza controverso e comunque un protagonista in negativo di questa storia, perché come vedremo può essere definito lui uno dei punti di non ritorno della vicenda di Whitman. Infatti, come giustamente ha ricordato lei, ha educato i figli all'uso delle armi da fuoco sin dall'infanzia, tant'è vero che a 12 anni lo stesso Whitman diventa Eagle Scout, cioè un tiratore scelto, e questo sottolinea il fatto che avesse una naturale predisposizione per l'uso delle armi, molto più dei fratelli, cosa che lo indurrà poco tempo dopo ad arruolarsi nei Marine, nonostante l'avversione del padre, che molto probabilmente temeva di perderlo all'interno della sua sfera di influenza. Una violenza surrogata, quella dell'uso delle armi da fuoco, insegnata appunto ai figli, che però il papà sfogava con la madre di Whitman, e questo ovviamente avrà una ricaduta nell'evoluzione della sua vicenda. Infatti, nelle biografie, per parlare dei nostri punti di non ritorno, li evidenziamo sempre nei serial killer, il padre di Whitman, un uomo devotamente cattolico, ma dalla natura eccessivamente rigorosa, in più occasioni violento nei confronti della moglie. Ecco, peraltro lo stesso piccolo Whitman, lei ha ricordato, Eagle Scout, il primo abitante di Lakeworth a ottenere questa cosa in maniera così precoce, no? Quindi quasi un dono di natura quello di sparare. Sì, un primato che effettivamente connoterà poi tutta la sua azione omicidiaria e che paradossalmente rappresenterà una sorta di limite poi nella sua carriera militare, che come vedremo avverrà in due tempi, che poi specificheremo meglio, scusate.
e avrà anche in questo caso però degli impedimenti evidenti di tipo caratteriale che lo indurranno a un congedo forzato in entrambe le occasioni, intervallati questi due congedi da due iscrizioni all'università, la prima sotto l'egida dell'esercito, quindi attraverso una borsa di studio, la seconda invece dopo il congedo definitivo in maniera assolutamente autoindotta, cioè per volontà personale di Whitman, e poi quella rappresenterà il contesto della strage che rappresenta il cuore della nostra storia. Eh sì, peraltro sembra contro il volere del padre, alcune fonti scrivono, non era favorevole, anche se era appassionato di armi, aveva allevato il figlio proprio a forza di insegnargli come si spara, però non voleva che si arruolasse nei Marines, non so se questa cosa risulti anche a lei. Sì, l'ho Quindi un personaggio un po' ricordato anch'io. contraddittorio il papà, Sì, l'ho questo. ricordato anch'io. Il padre molto probabilmente temeva, essendo un uomo molto rigoroso, soprattutto nell'educazione familiare, un rigore che ovviamente ostentava con i figli, ma che poi si traduceva in una violenza abbastanza cieca e irrazionale nei confronti della moglie. Quindi i tre ragazzi, Patrick, John e Charles, sono cresciuti in un clima di violenza domestica quasi totale, come unico modello di riferimento all'interno della loro esistenza infantile e poi adolescenziale. Molto probabilmente temeva di perderlo all'interno della sua sfera di influenza, quindi del suo controllo diretto, e che quindi avrebbe potuto spiccare il volo valorizzando quelle che erano le sue doti all'interno dell'esercito, cosa che poi però non avvenne. A proposito delle esperienze universitarie, anche quella drammatica, poi all'Università del Texas, ho trovato notizia di un episodio che evidenzia ancora di più la personalità da orrore di questo protagonista di cui stiamo parlando oggi, no? Mi riferisco a quel cervo lasciato scuoiato in una doccia all'università che gli costò la borsa di studi. Sì, un macabro La borsa di scherzo di studio. cui si rese protagonista, che effettivamente poi gli impedì il proseguimento dei suoi studi nella prima fase, insomma, sotto l'egida dell'esercito, e quindi attraverso l'attribuzione di quella borsa di studio, che poi gli venne negata proprio per questo scherzo macabro, e che iniziava così a connotare la personalità predisposta verso un atto violento di Whitman in tutte le sue declinazioni più esecrabili, cosa che poi puntualmente avverrà. Ecco, l'ho sottolineato perché sottolineiamo sempre, lei soprattutto, però lì parliamo, no, di serial killer quando sono ancora più piccoli, la triade di McDonald's a proposito di fare questi orrori sugli animali, no? Però evidentemente lui già lì era grandino, però già Sì, aveva c'era fatto questo. evidentemente un primo segno, non è riscontrabile tutta quanta la composizione della triade di Certo. McDonald, che la ricordiamo, oltre alla violenza sugli animali, sì, bisogna aggiungere la piromania e l'enuresi notturna, però effettivamente questo atto completamente irrazionale e completamente decontestualizzato rispetto poi alla carriera che stava facendo, tra l'altro anche con notevoli risultati, soprattutto nella seconda fase della sua carriera militare, dei risultati invece inversamente proporzionali a quelli che otterrà nella sua carriera universitaria, in cui risulterà abbastanza scarso, e questo lo indurrà in un primo tempo, in un primo momento, a lasciare l'università, oltre che per la perdita della borsa di studio, anche per gli scarsi risultati ottenuti. E poi anche altri reati. In tutto questo, nell'agosto del 62, abbiamo visto anche la foto, si sposa con Kathleen Francis Leisner, il protagonista della storia di oggi, Charles Joseph Whitman. Sì, Professore. questa foto sembra quasi confermare una ricerca di normalità che fino a quel momento, a parte le normali apparenze, era stata sempre negata nell'esistenza di Whitman. E questa donna effettivamente sembra ricondurlo a una vita normale, perché lui ne è sinceramente innamorato ed è ricambiato. Tant'è vero che ritornerà nell'esercito, diventerà di nuovo un membro dei Marine, questa volta con risultati migliori rispetto alla prima volta, tant'è vero che sarà promosso caporale. E poi anche in questo caso però ci sarà un nuovo stop, perché verrà incriminato per gioco d'azzardo, aggressione e possesso di un'arma personale a 30 giorni di reclusione e a 90 di lavori sociali.
Questo ovviamente, oltre a decretarne il degradamento a soldato semplice, lo indurrà a un nuovo congedo. Non contento, sempre all'interno di quella ricerca spasmodica di normalità mai ottenuta, si riscriverà di nuovo all'Università del Texas, questa volta senza borsa di studio, sarà costretto a fare diversi lavori. Solamente che c'è un altro punto di non ritorno, perché proprio in questa fase incominceranno in maniera assolutamente recrudescente e per gradi di intensità sempre maggiori delle insopportabili cefalee che lui riuscirà davvero difficilmente a sopportare. Ecco, ma curava queste cefalee usando le anfetamine? Sì, bisogna leggere in questa situazione anche una ricerca d'aiuto. Sì. Perché lui decise di recarsi dal medico dell'università, che effettivamente sembrò quasi sottovalutare il problema, invitandolo poi a ritornare la settimana dopo. Whitman non tornerà più, le cefalee aumentarono in maniera consistente, lui fu costretto, per placare questi dolori, all'utilizzo di anfetamine, ma iniziava anche a sentire delle voci che effettivamente gli dicevano di compiere dei comportamenti che lui stesso rifiutava di accettare, ma che poi era costretto ad assecondare, come poi scriverà in una famosa lettera. E questa è la situazione che si comincia a delineare, poi drammatica, 1964, sul finire del 64, congedato, si iscrive, abbiamo detto, all'Università del Texas, nuovamente. Poi nel maggio del 1966 la madre, a seguito del protrarsi dei litigi col marito, chiese il divorzio e Charles la porta a vivere con sé ad Austin. Il primo agosto 1966 poi che succede, professore? Diciamo che il fatto che la madre abbia divorziato dal padre e sia andata a vivere vicino a lui è una coincidenza abbastanza drammatica, per quanto paradossale, perché in una sorta di propensione alla protezione, verso la donna che aveva subito delle violenze indicibili per diversi anni, effettivamente Whitman prenderà una decisione irrevocabile e anche incomprensibile, nonostante i tentativi di spiegarlo all'interno di quella lettera. Perché il primo agosto del 1966, poco dopo la mezzanotte, Whitman decide di uccidere la madre strangolandola con un tubo di gomma. Dopo pochi minuti, dopo aver ucciso la povera donna, si recherà dalla moglie e ucciderà anche lei con 5 coltellate. Dopo questi atti, lui scriverà una lettera, in parte scritta a macchina, poi conclusa a mano, in cui dirà che effettivamente il primo omicidio è stato compiuto come unica soluzione per porre fine alle sofferenze della donna, mentre il secondo, quello della moglie, sarebbe stata l'estrema soluzione per far sì che lei non avrebbe dovuto sopportare poi nel corso della sua esistenza la terribile vergogna che gli atti di Whitman gli avrebbero arrecato. Quindi c'era già una pianificazione che emergeva dalle righe di questa lettera. In questa lettera egli afferma, è un po' la chiave di volta questa lettera, la chiave di interpretazione del suo gesto, egli afferma che sente queste voci, vorrebbe placarle, vorrebbe metterle a tacere, ma non ce la fa e si sente spinto a compiere degli atti che lui effettivamente rifiuta, quasi con un istinto giustificazionista, che ammette di essersi recato da un medico che però non lo ha aiutato, e cosa abbastanza particolare, spera che l'assicurazione della vita che lui ha stipulato su se stesso, una volta finito quello che avrebbe compiuto di lì a poco, sarebbe potuta servire per risanare i suoi debiti da una parte e da un'altra finanziare degli istituti preposti alla lotta delle patologie mentali. Questo è abbastanza indicativo, quasi in una sorta di consapevolezza di una problematica, di una patologia mentale abbastanza importante, che nonostante questa missione comunque lo avrebbe spinto a compiere quello che ha fatto, cosa che effettivamente farà lo stesso giorno. Il primo agosto del 66 lui si reca sulla torre dell'Università di Pisa e là comincerà la strage. Del Texas, ha avuto un lapsus, forse abbiamo parlato di Toscana, le è venuta la torre di Pisa. No, sì, esatto. No, avevo detto la torre universitaria. La torre universitaria. La torre universitaria. E comunque l'abbiamo vista prima nelle immagini, sì. Proprio proposta dalla
regia, a proposito, ecco, qui peraltro c'è anche il monumento, ricordo, dei caduti di quel massacro. Peraltro, professore, aveva preparato un equipaggiamento contenuto in alcune borse, no? C'era di tutto. Molto particolare, un equipaggiamento che tra l'altro poteva spiegare anche una preparazione alla lotta al corpo a corpo, perché lui, oltre a portare un fucile a pompa, un fucile di precisione e un 35 mm, ha con sé anche un martello e un macete. Ecco. Cosa che effettivamente poteva lasciar presagire il fatto che lui potesse prevedere comunque l'intervento delle forze dell'ordine e quindi fosse costretto a una lotta corpo a corpo con loro. Ovviamente c'erano anche delle vettovaglie, c'era dell'acqua militare, addirittura dei rotoli di carta igienica, testimonianza del fatto che lui aveva preventivato di stare su quella torre al 28° piano per diverso tempo. C'è un altro particolare. Ovviamente importante nell'economia della nostra storia, il fatto che nella drammaticità di questa situazione ci fu pure un evento fortunato, perché lui, quando si recò ovviamente con queste due valigione piene di questo tipo di strumenti all'interno della torre, fu fermato dalla receptionist che si trovava al 28° piano e fu costretto ad uccidere con una mazza di ferro. Ma soprattutto, tant'è vero, la strage parte alle 11.45, verso le 11.30 ci furono 5 studenti appena iscritti che, visitando l'università, avevano deciso di visitare anche la torre. Quindi lui fu costretto a sparare anche su di loro, ne uccise 3, 2 riuscirono a scappare, ma questo piccolo lasso di tempo riuscì a ritardare la strage di 15 minuti. Quei 15 minuti furono cruciali, perché se fosse avvenuta 15 minuti prima sarebbe coincisa con il cambio dell'ora dell'università e molto probabilmente all'interno del cortile dell'Università del Texas ci sarebbero state molte più persone e potenzialmente molte più vittime. E continuiamo a vedere anche, oltre ad alcune opere, abbiamo visto anche qualche libro su questo sniper assassino, questo cecchino assassino e Sniper in the Tower, vedete. Questo è un libro che è stato realizzato su Charles Whitman, numeri impressionanti comunque, ecco, fortunatamente, come ha detto il professor D'Amore, il caso ha voluto che la strage fosse un po' meno grave, già gravissima, però poteva essere ancora più grave, sarebbe potuta essere. Nei 96 minuti successivi Whitman esplose 46 colpi di fucile, tutti andati a segno. Causò la morte di 16 persone, tra cui un poliziotto centrato a 500 metri di distanza. Ne ferì altre 30 di persone, tra cui una ragazza incinta di 8 mesi. Intorno alle 13.30 poi due poliziotti, che ricordiamo i nomi, Houston McCoy e Ramiro Martinez, riescono a penetrare nella terrazza, sorprendendo l'omicida alle spalle e uccidendolo con due colpi alla nuca. Ecco, questo per dire, professore, uno scenario da film. Ne abbiamo visti molti. A me viene in mente Panico allo stadio, un film anni 70, no? In cui un folle si piazza sulla torre, una torre vicino allo stadio, e comincia a sparare sulla folla. È una cosa molto simile, tipicamente americana, purtroppo. Diciamo che tutta l'iconografia cinematografica con i cecchini, insomma, ruota attorno ha narrato diverse storie. La cosa particolare di questa vicenda è il fatto che effettivamente noi dobbiamo immaginare uno scenario del genere in cui ci sono degli studenti che stanno circolando tranquillamente all'interno del cortile della propria università e improvvisamente sono sommersi da una pioggia di proiettili, ma in un primo momento non riescono a capire cosa effettivamente accada, vedono solo delle persone cadere vicino a loro. Ovviamente ci riferiamo ai superstiti, non c'è nemmeno il tempo di correre a ripararsi, che altre persone vengono colpite. E in questo scenario di completa imprevedibilità e di completa sorpresa, declinata in maniera drammatica, che la strage continua per circa 96 minuti, tanto è vero che il poliziotto di cui parlava lei, tentando di capire da dove provenissero gli spari, esce allo scoperto e viene freddato da una distanza di 500 metri. Eagle Scout aveva colpito ancora, aveva valorizzato in un'accezione assolutamente sanguinaria e drammatica tutte le sue doti di tiratore. Anche una ragazza incinta di 8 mesi cadrà sotto i colpi di Whitman, e lui, non contento, continuerà a sparare. Quei 46 colpi, tutti andati a segno, testimoniano
la sua abilità, e solo dopo circa un'ora e mezza, intorno alle 13:30, si riesce a capire effettivamente il punto di provenienza di quei colpi e si decide di fare un blitz. Lei giustamente ha ricordato i nomi di coloro che misero fine a questa strage, a questa tragedia, ma soprattutto alla vita di Whitman, McCoy e Martinez, che anche loro quasi in maniera improvvisa e senza nessun tipo di pianificazione si recarono al 28° piano, entrarono in quella terrazza senza sapere effettivamente dove fosse il cecchino e quindi esponendosi È a chiaro. eventuale rischio. Fortunatamente riuscirono a cogliere l'assassino alle spalle e McCoy sparò quei due colpi alla nuca che posero fine a quella strage, ma soprattutto alla vita di Whitman, che anche dopo la morte avrà un epilogo abbastanza paradossale. Ecco, infatti ne volevo parlare anche di questo. Nonostante la strage, fu concesso funerale cattolico avvenuto nella sua città natale il 5 agosto del 66, in contemporanea a quello della madre che aveva ucciso lo stesso Whitman. Ecco, poi c'è questa particolarità invece che riguarda l'esercito americano, no? I Marines, professore. Alla fine tutti gli onori per Gli lui. onori, militari, nonostante fosse stato È assurdo. congedato da degradato, perché da caporale era passato a soldato semplice, Beh, non è però che era un eroe, aveva avuto, no, un passato da eroe. Fa no. questa cosa e viene comunque Tuttavia è già onorato. paradossale il primo passaggio, perché lui verrà congedato con onore, nonostante i reati che aveva commesso. E la degradazione, sì, aveva completato, congedato con onore. Esatto, e poi altro elemento importante: dopo questa strage dalla violenza indicibile, riuscì ad ottenere, suo malgrado, nel senso rispetto agli atti che aveva compiuto, ma senza nessun merito e soprattutto senza nessuna richiesta dei familiari, il funerale con gli onori militari, insieme alla madre, tra l'altro pochi giorni dopo la strage, il 5 agosto del 66. Poi ovviamente la vicenda di Whitman, oltre a imprimersi nell'immaginario popolare della comunità del tempo, risulterà una sorta di serbatoio per tutte quelle narrazioni filmiche, cinematografiche o semplicemente televisive che vedranno un cecchino come protagonista delle storie. Lei ha ricordato Panico allo stadio, potremmo citare Sniper, ma soprattutto la foto che vediamo La adesso. regia tempestiva Full Metal Jacket, no? Ricordiamo, eh? Full Metal Jacket, sì, perché il sergente Hartman, quando cerca di mettere in riga i propri Eccolo qua. compagni, eccolo qui, l'evocativo sergente Hartman del film di Stanley Kubrick, citando proprio Whitman, dice e spiega ai suoi sottoposti cosa può fare un marine con l'aiuto del suo fucile. Ricordiamo tutti il monologo di quella scena del film. Nella foto c'è anche Matthew Modine, l'altro protagonista, e Vincent D'Onofrio, quello che poi si ribellerà e si vendicherà contro Hartman. Ma questo spiega poi quanto sia diventato patrimonio, ovviamente in un'accezione assolutamente drammatica, della cultura cinematografica americana. E questo effettivamente fa riflettere, fa ancora più riflettere però quello che abbiamo detto prima, che ti ha detto lei prima, cioè veterano militare, quindi il killer fu sepolto con gli onori militari e la sua bara drappeggiata con la bandiera americana, come se Tra l'altro fosse aggiungo, un mi scusi se eroe. la interrompo, Prego. particolare anche una. Whitman viene citato anche da Bob Kennedy durante una campagna elettorale, che in un suo discorso parlando di tasse, dirà che gli americani pagando le tasse hanno pagato anche, e questa sarà ovviamente una critica velata contro la lobby delle armi, hanno pagato anche i fucili di Whitman. Evidentemente pagò anche lo stesso povero Bob Kennedy, visto che poi fu Esatto, perché poi sappiamo assassinato la fine drammatica che ha dovuto subire anche il fratello minore di John Fitzgerald. poco dopo, perché 66 la strage, Kennedy Bob si candidò nel 68 e fu ucciso proprio nel 68, poco prima di lui venne ucciso anche Martin Luther King, lo ricordiamo, Sì, una Bob scia Kennedy. di sangue che cominciava dal 63 con un altro caso molto controverso di cui lei ha parlato nelle sue trasmissioni, insomma, la morte Caso sempre in Texas di John Fitzgerald Kennedy. di JFK, non a caso il sergente Hartman fa riferimento anche a Lee Harvey Oswald, no? In quella frase, cioè Assolutamente sì. cosa può fare un marine motivato
con l'aiuto del suo fucile. Ecco, questo non vale solo per Charles Joseph Whitman, ma anche per Lee Harvey Oswald, a oggi ancora l'unico responsabile per la morte, l'omicidio di John Fitzgerald Kennedy. In una vicenda ricca di mistero, insomma. Ricordiamo anche in quel caso la spiegazione della pallottola magica, ma questo è un altro discorso. La pallottola magica, lo stesso Harvey Oswald ucciso da Jack Ruby davanti a tutti, praticamente, esatto. Mentre le guardie lo scortavano. Quindi veramente una storia piena di lati oscuri. Grazie al professor Marino D'Amore per essere stato con noi con la Galleria degli Orrori di stasera. Grazie a voi, come sempre, alla prossima. Alla prossima, col sociologo della comunicazione all'Università Niccolò Cusano e criminologo. Alla prossima occasione, ci ha detto giustamente il professor D'Amore, perché ovviamente avremo modo di conoscere un altro folle, un altro protagonista del crimine, dell'orrore, e un altro serial killer. Ma restate sintonizzati, perché tra poco l'ultimo capitolo, come sempre, è quello riassuntivo con il nostro opinionista Michel Maritato, ma da non perdere anche il trailer a proposito del docufilm Fuoco Amico sulla vicenda di Davide Cervia. A tra poco.